tutti, io sono Elena, bentornato in questo nuovissimo video. Questo, in confronto a quello di martedì su Tolkien, sarà molto 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 più breve. Prima di tutto perché ho poco tempo, cioè scusate ragazzi, ma sto studiando, ho la sessione invernale, quindi beccatevi questi video un po' frivoli e un po' brevi, ma non fa niente perché sono comunque molto intensi di contenuti, io spero almeno sia così. Ma siccome ho visto un po' in giro che si parla anche un po' di Funko Pop, no, perché cioè in giro, anche su BookTube, ho visto qualche persona, qualcuno che parla anche di Funko Pop, quindi ho deciso di raccontarvi la storia dei pochi ma buoni Funko che ho in casa. Ovviamente partiamo dal primo che io abbia mai comprato, mai avuto. Ta-da! Daryl Dixon di The Walking Dead, in questa versione che forse, non so, sarà le prime stagioni, forse la terza, la quarta stagione, ma è comunque un gran figo. Allora, io ho voluto comprare Daryl perché, prima di tutto, è il mio personaggio preferito di The Walking Dead, l'unico forse rimasto dei big delle prime stagioni, ma vabbè, questo non ne parliamo perché sarebbe un po' spoiler. Prima di tutto, appunto, perché lui è il mio personaggio preferito e poi perché The Walking Dead è stata la prima serie TV che io abbia mai visto in streaming e quella che ha dato via alla mia nerdaggine sulle serie TV. Quindi grazie a The Walking Dead e grazie a Daryl per avermi fatto innamorare di te, cioè Norman Reedus, cioè per me sei il dio di The Walking Dead. Norman Reedus è l'attore di Daryl, per chi non lo sapesse. E tipo, cioè, adoro, cioè è un po' vecchiotto in realtà, l'ho comprato 3 o 4 anni fa, ecco. Sinceramente ho visto anche altre edizioni di Daryl e sono molto tentata a comprarle perché giustamente, come immaginate, questo Daryl, appunto, come ripeto, è delle prime stagioni, forse terza, quarta stagione, e adesso siamo arrivati alla 10ª stagione, quindi voglio dire, immaginate come sia potuto cambiare anche un attore in questi anni, circa 7 anni, ed è cambiato tantissimo anche il personaggio, quindi ha i capelli più lunghi, ha un vestiario diverso, insomma, è cambiato parecchio in questi anni, quindi voglio dire, è arrivata l'ora di comprare la nuova edizione di Daryl, che cioè, per me rimarrà comunque sempre lui. Se dovessi comprare altri Funko Pop per dire The Walking Dead, saranno sicuramente tutti di Daryl, cioè, o Carl anche, però vabbè, soprattutto Daryl. Al momento ho intenzione di comprare la nuova versione di Daryl, adesso vedremo come fare, come, quando e quale edizione. Comunque lui è il mio primo Funko Pop e ci sono molto affezionata. Poi il mio secondo Funko Pop mi è stato regalato da mia zia per il compleanno quando ho fatto 18 anni ed è lui, Joker, raga, cioè adoro. Anche questo in realtà è abbastanza vecchiotto, è di 4 anni fa, perché io 18 anni l'ho fatto 4 anni fa ed è la cosa più bella che abbiamo visto, cioè in realtà questo si vede di più che è vecchio rispetto a Daryl. Prima di tutto perché ha una gamba rotta, cioè non so se si vede, però ha una gamba, questa è già dritta, no, sì, questa è quella cionca, diciamo, e questa è quella normale, diciamo, forse se lo metto così si vede meglio, perché questa è quella che ovviamente gli hanno fatto in produzione, e quindi un po' così storta, questa invece poi è caduto, ma si finisce per la rotta. Questa è caduto e si è rotto, e quindi poi mia mamma, per pulire, sicuramente ha fatto cadere, è stata lei, quindi poi l'ha riattaccato con l'attac, e quindi adesso si vede, cioè è dritto, perché giustamente mia mamma non ci vede da vicino, quindi è cercata a morte, e quindi l'ha rimesso dritto, perché giustamente dice, metto un piede dritto, non storto, quindi in realtà in produzione l'avevo fatto un po' storto, quindi per farlo reggere in piedi. Infatti questo è un po' cionco, infatti non si regge tanto bene in piedi. Comunque è sempre bellissimo questa edizione di Joker, anche se in realtà ce ne sono anche in questo caso tantissime versioni, ce ne sono veramente tante. Cioè io in realtà, ecco, ero indecisa se comprare questo o la versione tipo nuda, tipo da sex symbol. Però ho detto vabbè, prendiamo questo perché è un po'
più decente, cioè più decente cioè, visivo, posso prendere Joker nudo. In realtà volevo tantissimo, infatti credo che prima o poi comprerò anche quella versione sex symbol di Joker perché se lo merita tantissimo e adoro. E ci sono molto affezionata non tanto perché è di vecchia data, ma perché mi è stato regalato da mia zia che abita lontano. Lei abita a Torino, io sto qui a fanculo a Pescara. E cioè, per questo motivo sono affezionata a questo Joker. E soprattutto mi è stato regalato quando ho fatto 18 anni, io ho il compleanno a marzo. Mia zia solitamente quando scende a luglio, più o meno, perché poi lei è insegnante deve fare anche l'esame di Stato, scende più o meno a metà luglio e giustamente mi ha portato a comprare il mio regalo a luglio, quindi vabbè. Comunque mi fa ricordare i miei 18 anni, mia zia e l'estate principalmente, queste sono cose che mi fanno ricordare questo Joker. Poi abbiamo il terzo Funko che secondo me esteticamente è il più bello di tutti quelli che ho naturalmente ed è Lupin. Cioè, è cioè, vedete le cicatrici? Cioè, sono una cosa, cioè, bellissimo. Mi è stato regalato dalla mia amica Natale dello scorso anno, quindi Natale 2018, ed è la cosa più bella che io abbia mai avuto di Harry Potter, ma in tutti i Funko che ho, ne ho pochissimi, in realtà ne ho quattro. Questo è stato il terzo che è entrato in famiglia di tutti i Funko che ho, e cioè, è quello più bello di tutti. Tra l'altro, Lupin è uno dei miei personaggi preferiti di Harry Potter. E devo dire che in Harry Potter quasi tutti mi piacciono, quasi tutti i personaggi, ma pochi sono nella lista dei miei preferiti. Lupin è uno di questi e io ti amo, Lupin. Ti amo, sei bellissimo. Cioè, sei il Funko più bello che io abbia, nessuno potrà mai superarti. Nessuno, credo. Non per il momento. Cioè, magari io, vedendoli su internet, i Funko, non mi rendo conto di quanto siano belli. Perché in realtà non mi sono resa conto di quanto fosse bello neanche questo. Ce lo vedevo su Amazon, ma quando la mia amica me l'ha portato, cioè, tipo, oh, davvero? E quindi magari anche altri Funko Pop sono più belli di lui. Però al momento Lupin non si batte, è il mio preferito e il più bello. Ciao. Poi il quarto e ultimo Funko che è arrivato da un poco, in realtà molto lontanamente come il tempo, però è abbastanza recente, diciamo, è Freddie Mercury in questa versione, capelli lunghi, questa maxi maglia, forse non lo so come si chiamano, non lo so, con questo microfono, no? Anche questo è un po' rotto la testa, però vabbè, non fa niente, anche questo è caduto varie volte, vabbè. Questo me lo sono comprato l'anno scorso per il mio compleanno, quindi un po' di anni fa, un anno fa. E niente, raga, scusate il cambio di location, un po' così, perché mi si è scaricato il telefono, ho dovuto mettere un attimo in carica. Comunque, Freddie Mercury, ultimo Funko, è entrato in famiglia, essendo Queen la mia band preferita. Fatemi sapere se ci sarete al concerto a Bologna, perché io sì, fatemi sapere nei commenti. E niente, fatemi sapere anche quali sono i vostri Funko Pop e quali sono i vostri Funko più belli. E io vi lascio, perché altrimenti il telefono ciao non è proprio. Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!